da questa struttura andiamo appunto a vedere la parte successiva. Da quando sono arrivato qui a Taiwan, di una cosa che non mi sono ancora abituato sono i terremoti. Purtroppo Taiwan si trova in una zona molto esposta a terremoti e sono qua adesso, sono 7 mesi che sono arrivato a Taiwan e devo dire che almeno una volta o due al mese riesco a sentire un terremoto, che sia forte o meno forte, comunque rimangono sempre impressi nella mente. Nel 1999 qui a Taiwan ci fu uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni e persero la vita migliaia di persone. Oggi mi trovo in un museo dedicato appunto al terremoto di quell'anno, si chiama 921 Earthquake Museum e oggi voglio portarvi con voi a scoprire questa devastante forza della natura che ha spazzato via davvero tante persone. Adesso ci sono praticamente 5 diversi padiglioni che andremo a visitare e restate con me perché al terzo padiglione, se non ricordo male, potremo inoltre avere questa esperienza di sentire, simuleranno un terremoto. Adesso stiamo per entrare nel primo padiglione, ci vediamo dentro. Siamo appena entrati, abbiamo appena provato la temperatura del nostro corpo, ci hanno messo un bollino di riconoscimento sul nostro braccio ed ora andremo a vedere il primo padiglione del terremoto. Allora, questa era una vecchia scuola media o superiore e praticamente fortunatamente il terremoto avvenne di notte e nessuno degli studenti perse la vita in quella tragica notte. Allora, questi dovrebbero essere appunto i residui del terremoto gravissimo avvenuto nel 99 e dimostrano praticamente il movimento del terreno. Allora, scendiamo qui e ok, qui potete vedere, questa era praticamente una pista esterna di atletica e potete vedere il terreno di quanto si è mosso, pazzesco. Sono almeno una decina di metri di dislivello, una cosa pazzesca, davvero devastante. Sarà che in Italia sono rimasto per circa 20 anni, però i terremoti li posso ricordare praticamente come se fossero ieri. E se non ricordo male, io di terremoti ne ricordo soltanto 2 se non 3, non di più, e non erano altro che magari 5-6 secondi di, diciamo, dove il terreno cominciava a tremare e subito dopo la cosa finiva lì. Ma non ho mai subito una cosa così, mai avuto un'esperienza così devastante come questa qua a Taiwan. Taiwan, diciamo che ogni almeno una volta al mese, una volta o due al mese, riesco a sentire un terremoto. Adesso proseguiamo nel secondo padiglione e penso che sia un padiglione esterno e ci vediamo fuori. Qui stiamo entrando in una parte interna e questa sicuramente era una classe. Guardate quello che è rimasto di questa classe. Terreno esterno collassato, muro esterno collassato, muro esterno anche dall'altra parte collassato. Pazzesco. E queste erano appunto, erano delle classi dove gli studenti all'interno studiavano. E ora ci spostiamo al lato esterno della struttura delle classi e andiamo a vedere questa parte che è, penso, la parte più devastata del museo. Andiamo appunto a vedere, hanno creato anche un'impalcatura superiore, quindi possiamo vedere il tutto dall'alto. Pazzesco, guardate, è tutto distrutto davvero. Da questa struttura andiamo appunto a vedere la parte successiva, ma questo è davvero
devastante. Ok, scendiamo e ci vediamo nella prossima struttura. Alcune delle strutture hanno retto magari maggiormente delle altre, ma alcune sono proprio collassate su se stesse, non è rimasto assolutamente nulla. Cioè, blocchi e blocchi interi di cemento completamente andati e rivolti su se stessi. Direi che possiamo fare ancora una passeggiata all'interno del museo, che qua fa davvero davvero caldo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, magari con l'aria condizionata non sarebbe un'idea cattiva. Quindi siamo appena entrati all'interno di una delle strutture didattiche del museo e ci possiamo vedere che abbiamo praticamente uno strumento che va a simulare un terremoto. Abbiamo due strutture, una senza foundation, senza fondamenta, l'altra con le fondamenta, e se vado a girare questa manopola, vediamo cosa succede. Come vedete, quella senza fondamenta si è inabissata all'interno del terreno e l'altra, quella con le fondamenta, è rimasta ancora in piedi. E adesso manca qualche minuto e andiamo, dirigiamo verso il simulatore di terremoto e andiamo a avere questa esperienza. Ovviamente mi sono perso via e quindi abbiamo perso l'occasione per vedere il simulatore di terremoti. Mi aspetta una mezz'oretta, quindi ciao Shisha, take a rest, having qualche minuto di pausa. Parlo in inglese, parlo in cinese, non so più di cosa parlare. E niente, ho preso un bel tè al limone, bello ghiacciato col caldo che fa, e direi pausa per questo povero essere umano che sta camminando stamattina. Quante volte al limone, sono stati mesi, che sono anni che non lo bevo più. Mamma mia, che bontà. Orange Lane? Yeah. Okay, thank you. Ok, stiamo per entrare nel simulatore di terremoti e ci rivediamo all'interno. Oh, this one? Yeah, you can just have one seat anywhere you want. I just sit down. Yeah, they can have 18 person, right? People. Oh. People, but right now just only. Okay. Good, good, good. Ok, siamo pronti per partire. Il terremoto durerà 40 secondi, il video 6 minuti. Vediamo di riuscire a vedere questa esperienza. Cioè, la terra ha tremato per più di un minuto, quasi due minuti, pazzesco. Io intanto inizio a guardare il video e ci rivediamo appena inizierà tutto a traballare. Holy shit, holy shit. Oh my god. Oh my god. Porca troia. Oh, madonna, è pazzesco. Oh, 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 oh. Minchia. Minchia. Cioè, non mi posso immaginare com'era sul serio subire un'esperienza simile. Si sta ancora muovendo tutto. Oh. È messo davvero una cosa di paura. Madonna, ma è pazzesco. Davvero pauroso. No, minchia, non mi posso immaginare davvero una cosa simile.
avete presente 120 secondi di terremoto. Bene, abbiamo finito anche la nostra avventura oggi all'interno del museo dei terremoti. Spero che vi sia piaciuto conoscere un po' di storia riguardo appunto a questa forza della natura che purtroppo non possiamo controllare, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!